Era il maggio del 1770 quando un Mozart 14enne, accompagnato dal padre in un viaggio di istruzione in Italia, si fermò a lungo in Campania, ospite anche della famiglia reale, a Portici, dove ebbe modo di esibirsi sull'organo che ancora oggi è custodito nella cappella di corte. Fu questo lo spunto che 7 anni fa fece nascere l'idea di una rassegna musicale intitolata al genio di Salisburgo e alla sua inesauribile creatività, il Mozart Box, giunto oggi alla sua 7ª edizione. Col tempo, la manifestazione ha articolato la sua proposta musicale allargandola sia ad altri riferimenti artistici, sia alla sinergia con altre forme espressive, altri generi e stili, sempre rimanendo in luoghi dall'eleganza irripetibile come le sedra del Palazzo Reale, la Cappella di Corte o la preziosa Sala Cinese della Reggia. È importante che un festival in 12 capitoli con artisti internazionali importanti possa costare 55.000 euro lordi comprensivi di ogni tipo di spesa possibile e immaginabile, perché dà il senso di una fiducia da parte dell'artista nei confronti della manifestazione. Cioè, voglio dire, se un artista importante accetta di venire a suonare anche per costi contenuti, vuol dire che nella sua idea, nel suo immaginario, quella manifestazione merita il suo apporto e merita la sua fiducia. La prima parte dell'edizione 2012, quella invernale, è stata presentata oggi a Palazzo San Giacomo perché quest'anno il Comune di Napoli ha partecipato alla rassegna, contribuendo in particolare alla manifestazione di chiusura, domenica 18 marzo al Museo Ferroviario di Petrarsa, dedicata ad un originale sguardo sul tema del celebre Chelsea Hotel di New York. È chiaro che la dimensione festival deve essere cameristica, ma in questa dimensione cerchiamo di ottenere il massimo in senso sotto il profilo della internazionalità della proposta. E poi questo spettacolo di Massimo Cotto che si chiama Chelsea Hotel, uno spettacolo dedicato al pop rock americano con un'aura di leggenda che credo si sposi bene con l'atmosfera di Petrarsa.